Al via la stagione della regina, manca l'allenatore per la panchina e corsa a due. Il ballottaggio si restringe a Ciccio Cozza e a Massimo Costantino, attesa la decisione del patron Lillo Foti. Impazza il mercato in Lega Pro, il Catanzaro alza la posta ed è pronto a sacrificare uno dei suoi gioiellini per riportare in giallo-rosso l'esterno del Palermo di Chiara. La Vigor Lamezia è invece ad un passo da arcidiacono. Doppio colpo per la nuova Gioiese che ufficializza Coris e prende anche Gambi. In stand-by la trattativa con Spanò. Scatenato il Montalto che perde però Piemontese vicinissimo alla Vibonese. Amici sportivi, buongiorno e ben trovati al primo appuntamento della settimana con il TG interamente dedicato allo sport. Partiamo subito dal calcio. Come avete sentito, sta per partire la nuova stagione della regina. Lillo Foti è però alle prese con il nodo allenatore. In corsa due vecchie conoscenze del calcio calabrese di Lega Pro, l'Amaranto Doc Ciccio Cozza e l'ex tecnico della Vigor Lamezia Massimo Costantino. Il punto della situazione in questo servizio. A poche ore dal raduno precampionato in programma al centro sportivo Sant'Agata, la regina non ha ancora un allenatore. La decisione di Lillo Foti è attesa nelle prossime ore. Resta sempre viva l'ipotesi Ciccio Cozza. In pole position ci sarebbe sempre lui, anche se nelle ultime ore sono sensibilmente cresciute le quotazioni di Massimo Costantino. L'ex tecnico della Vigor Lamezia sarebbe stato contattato dal patron Amaranto nel weekend appena trascorso. Scartate le viste che portano a Mozart e Zanin, la corsa sembra ristretta a due pretendenti. Da una parte un figlio del Sant'Agata, Ciccio Cozza, Amaranto Doc, ex beniamino dei tifosi. Dall'altra Massimo Costantino, milanese di nascita, calabrese e lametino d'adozione. Una sfida che si rinnova dopo il duello a distanze che ha visto i due protagonisti da allenatore del Catanzaro e della Vigor Lamezia in un entusiasmante campionato di seconda divisione vinto dalle Aquile giallorosse al photo finish. E al rush finale Lillo Foti assegnerà la panchina della regina, probabilmente ad uno dei due. Non resta che attendere le decisioni definitive del vulcanico presidente Amaranto. Hanno già scelto i rispettivi allenatori e sono partiti per il ritiro il Catanzaro e la Vigor Lamezia, che adesso lavorano al completamento dell'organico. I giallorossi stringono i tempi per l'esterno del Palermo di Chiara, mentre i biancoverdi puntano l'ex Cosenza arcidiacono di servizio. E il Catanzaro, la società calabrese più attiva sul mercato, i giallorossi spingono per l'operazione di Chiara. L'esterno del Palermo sembrava ad un passo dal ritorno nella città dei Tre Colli, ma proprio quando tutto pareva definito, i rosanero hanno rallentato la chiusura del trasferimento. Una frenata che tuttavia non preoccupa più di tanto il direttore sportivo Armando Ortoli, che proprio in questa settimana sferrerà l'assalto decisivo. Pur di portare di Chiara la corte di Francesco Moriero, i dirigenti giallorossi sono pronti a sacrificare uno dei gioielli del loro settore giovanile, Raffaele Celia, classe 99, già nel giro della nazionale di categoria. Ma la settimana che è appena iniziata potrebbe portare a qualche altra cessione eccellente. Sotto questo profilo, l'indiziato principale è il portiere Bindi. Da valutare la situazione di Andrea Russotto, che, in caso di addio, verrebbe sostituito da un altro fantasista, Giuseppe Caccavallo. Il regista è una delle priorità della Vigor Lamezia. Il primo nome nella lista è quello di arcidiacono. Il direttore sportivo Fabrizio Maglie punta a definire l'operazione entro questa settimana. Pronto un contratto annuale con l'opzione sul secondo, da limare l'ingaggio, ma la distanza tra domande e offerte è ormai minima. In uscita dalla Lamezia c'è Mimmo Zampaglione, che vanta diversi estimatori in Serie D e piace anche alla regina, che in questo momento è impegnata su altri fronti e su altre questioni. Il mercato amaranto non è ancora decollato. La Lega Pro punta sulla linea verde, resi noti i criteri per beneficiare dei contributi federali. Vediamo come. Il calcio in tempo di crisi è anche linea verde, puntare sui giovani in Lega Pro conviene sempre di più. Da Firenze arrivano le regole per beneficiare dei contributi federali.
Per avere accesso all'intero pacchetto è necessario contrattualizzare almeno 8 under. Nello specifico, il nuovo regolamento appena ufficializzato prevede il tesseramento di 8 calciatori nati dal 1 gennaio 92 in poi. Trattasi dunque di under 22. Più giovani sono, più minuti giocano, più soldi arriveranno nelle casse delle società che punteranno sulla linea verde. Per accedere ai contributi bisognerà schierare calciatori con età media di 25 anni, che a conti fatti significa almeno 6 under nell'11 titolare. Chi deciderà di alzare la media si vedrà decurtare proporzionalmente il contributo, mentre chi la abbasserà ulteriormente ne beneficerà con un'altra iniezione di euro in cassaforte. Ultima annotazione: le medie di età verranno calcolate su 10 degli 11 calciatori in campo dall'inizio della partita. Uno pertanto potrà essere considerato fuori quota e non intaccherà quindi la media stessa. In Serie D, doppio colpo di mercato per la Gioiese, Presi Gambi e Coris, attesa per i primi movimenti di mercato della Vibonese, che nelle prossime ore annuncerà l'ingaggio di Piemontese. Due ex rosso-blu per la nuova Gioiese. Si tratta di Nello Gambi e Ionis Coris, terzino sinistro il primo, attaccante il secondo, entrambi scuola regina ed entrambi ex Vibonese. Sono loro i primi rinforzi viola. Il presidente Rombolà vorrebbe ora calare il Tris nella lista della spesa, figura, guarda caso, un altro ex rosso-blu, Nico Spanò, che come Nello Gambi è nativo di Gioia Tauro. La nuova Gioiese rischia però di perdere il bomber Pascu, che piace a diversi club di Serie D e non solo. Sull'attaccante romeno ha posato gli occhi un'altra compagine calabrese, il Rende. Si è invece defilata la Vibonese, che nelle prossime ore annuncerà l'ingaggio di Francesco Sergio Piemontese. C'è il via libera del Montalto e ora l'attaccante di Cetraro può vestirsi di rosso-blu. Cetrarese è anche il centrocampista destinato ad affiancare Capitan Cosenza sulla mediana. Si tratta di Andrea Tricarico, ex Salernitano e Paganese. È a lui che la Vibonese vorrebbe affidare le chiavi della regia, ma il giocatore è ancora di proprietà della Gelbison, che non intende mollare la presa e punta con decisione alla riconferma. Per lo stesso ruolo avanza prepotentemente l'ipotesi Luigi Viola in casa del Montalto, che ha grandi ambizioni e punta a costruire una squadra di buon livello. Tant'è che al posto di Piemontese potrebbe arrivare il franco marocchino Lakaeb. Intanto è in via di definizione la trattativa con il terzino sinistro Maglione, ex Cosenza e Real Metapontino. Non ci sono altre notizie sportive. Vi ricordo che altre notizie di carattere sportivo e non le potete trovare sul nostro sito all'indirizzo www.retecalabria.tv. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Sport News torna nelle prossime edizioni. Adesso vi lascio al telegiornale. Grazie.